Sinistra Ecologia Libertà Valtaro Balceno chiede sulla vicenda della ditta Laterlite di Rubiano maggior trasparenza in vista del probabile rinnovo ad utilizzare rifiuti speciali oleosi. Sbloccata ieri in provincia la situazione del cantiere di Solignano, siglato l'accordo tra le parti, ripresi i lavori ed il pagamento degli arretrati di tutti i dipendenti. Sono in pieno svolgimento i lavori di miglioramento della viabilità sulla ex statale 523 nel tratto compreso tra il bivio per Albareto e il ponte sul Taro in località Bertorella. Inizia domani sera alle 20.30 presso la sede della Assistenza Pubblica di Borgo Taro Albareto in via Torresana il nuovo corso di formazione per militi volontari. L'evolversi dei tempi comporta anche l'insorgere di nuove problematiche sanitarie. Si è tenuto a Borgo Taro un convegno sui temi delle dipendenze da gioco d'azzardo online e internet. L'amministrazione comunale di Berceto ha messo in vendita i locali adibiti a poliambulatori ad un prezzo inferiore rispetto al reale valore, ma la minoranza consiliare non ci sta. Buonasera e buon mercoledì ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Apriamo con una lettera, con un documento che ci è stato inviato da Sinistra Ecologia Libertà della Valtaro Valceno, preoccupata per la situazione della laterlite. E nel comunicato infatti questo comitato chiede assolutamente più trasparenza, in quanto tra pochi giorni l'amministrazione provinciale dovrà decidere e se consentire all'azienda di continuare o meno ad utilizzare i rifiuti speciali oleosi per la produzione di argilla espansa. Sentiamo. Tra pochi giorni, scrive in un comunicato Sinistra Ecologia e Libertà Valtaro Valceno, l'amministrazione provinciale sarà chiamata a pronunciarsi sulla richiesta della ditta Laterlite di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, decisione che potrebbe consentire all'azienda di continuare ad utilizzare i rifiuti speciali oleosi per la produzione di argilla espansa. Da decenni la presenza di questa attività produttiva è oggetto di una discussione, di un confronto che coinvolge cittadini, istituzioni, mondo dell'ambientalismo e della salute, con al centro l'impatto ambientale e i pericoli per la salute delle popolazioni limitrofe causate dai cambiamenti introdotti in passato nel ciclo produttivo di laterlite attraverso le autorizzazioni rilasciate per il passaggio dell'alimentazione a metano ad oli esausti, ovvero residui di lavorazioni industriali. È grave ed incomprensibile che, mentre si impongono all'attenzione dei paesi situazioni ambientali e fatti di estrema gravità preoccupanti per la salute dei cittadini, come i dati della situazione dell'aria che respiriamo in pianura padana e quindi anche nella nostra realtà comunale, come il disastro per la salute e il lavoro all'Ilva di Taranto, frutto nel migliore dei casi di decisioni scellerate supportate da autorizzazioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti, si stia procedendo al rinnovo dell'ala alla laterlite attraverso un percorso che appare poco trasparente e comunque non coinvolgente dei cittadini e dei territori limitrofi. Condividiamo per questo le preoccupazioni espresse dal Comitato Rubiano per la Vita. A nostro avviso la salute dei cittadini e la trasparenza decisionale debbono essere sempre i punti centrali di una qualsiasi discussione o decisione presa dall'amministrazione pubblica. Proprio per questo Sinistra Ecologia Libertà Valtaro Valceno denuncia il tentativo in atto di arrivare a decisioni delle istituzioni competenti, Conferenza Provinciale dei Servizi e Amministrazione Provinciale, evitando non solo il confronto e la discussione con i tantissimi cittadini interessati, ma il coinvolgimento degli stessi strumenti di partecipazione appositamente costituiti come l'Osservatorio Ambientale. Cosa hanno da dire in proposito i sindaci dei comuni limitrofi allo stabilimento Fornovo Taro, Varano de Melegari e Medesano, che dovrebbero con la loro presenza all'interno dell'Osservatorio Ambientale svolgere un ruolo di controllo a tutela della salute dei propri cittadini? Nel merito della questione Sinistra Ecologia e Libertà, nel ribadire la necessità di recuperare subito un percorso decisionale che consenta la massima trasparenza e partecipazione, ritiene indispensabile capovolgere il paradigma che fino ad oggi ha caratterizzato e guidato il confronto, causa principale del disastro Ilva. Passare cioè da una logica di tutela dell'ambiente e della salute all'interno di compatibilità economiche per l'azienda a quella tesa a garantire la massima sicurezza ambientale e della salute attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie allo scopo disponibili sul mercato.
Rimaniamo nel comune di Solignano perché la ripresa dei lavori e il pagamento degli arretrati nelle forme concordate dei dipendenti occupati nella lavorazione del cantiere di ferrovia Pontremolese-Solignano è la novità più importante uscita dal tavolo istituzionale in provincia che si è tenuto proprio ieri. Si è concluso infatti con un accordo il tavolo istituzionale sulla vicenda del consorzio Italtunnel, azienda del gruppo Italterra che ha subappaltato da Astaldi i lavori in corso nella zona di Solignano. Avendo il consorzio fatto richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Parma, le maestranze che non ricevevano lo stipendio da 2 mesi e i rimborsi per le trasferte da 4, non avendo certezza sul futuro e sulla continuità del lavoro, avevano proclamato uno sciopero con il blocco del cantiere di Solignano. Dopo un incontro interlocutorio tra i vertici di Astaldi e i sindacati, al tavolo istituzionale di ieri, al quale sedevano oltre alle parti rappresentanti della provincia e del comune di Solignano, si è dunque arrivati ad uno sblocco totale della situazione. E ora parliamo invece dei lavori e di miglioramento e ammodernamento della viabilità sulla strada Bertorella. Sono iniziati da qualche settimana i lavori di miglioramento della viabilità sulla ex statale 523 nel tratto compreso tra il bivio per Albareto e il ponte sul fiume Taro in località Bertorella. Si tratta dell'ultimo stralcio di un progetto di ammodernamento viario i cui finanziamenti erano stati ottenuti nel 2008 dall'allora amministrazione della Comunità Montana, presieduta dall'attuale sindaco di Bedogna, Carlo Berni. In questo periodo riuscire a portare a termine alcuni progetti che prevedono dei finanziamenti importanti è già un ottimo risultato. Hai detto bene, è un finanziamento che tutto sommato è stato recuperato circa 3 anni or sono tra i risparmi che c'erano stati nel tratto tra Borgotaro e Ghiare di Berceto della presente superstrada e che rischiavano poi di essere stati dirottati su altre opere. L'abilità della giunta, della comunità montana di allora era stata appunto quella di trovare di riuscire ad indirizzarli su questo tratto di strade e in parte sono stati spesi per migliorare le difese spondali del Taro in prossimità di Borgo Valle di Taro e in parte appunto per completare il tratto tra il bivio di Albareto e il bivio di Bertorella. Pur presentando alcune difformità rispetto alle intenzioni iniziali, i lavori in esecuzione risolveranno diversi problemi. Gli amministratori di Alta Valle stanno attivandosi affinché l'opera possa essere completata con interventi anche nel tratto successivo. È un progetto che noi magari avremmo desiderato in altro modo, perché magari si preferiva che una famosa curva al Molino di Campi fosse raddrizzata, ma si sa che questo è il peso un po' dei vincoli, delle sovrintendenze eccetera, per cui l'unico percorso fattibile era quello attuale, ma di sicuro tiriamo via il pericolo sulla curva, miglioriamo tutta la sede stradale allargandola parecchio. E anche il bivio di Bertorella, che presenta alcune problematiche, essendo notevolmente allargato, sarà poi oggetto di intervento attraverso una rotonda, per cui anche lì ci dovrebbe essere un certo miglioramento. L'auspicio di tutti allora era di arrivare fino a Bertorella, di migliorare notevolmente, ma poi di trovare anche delle risorse per proseguire in direzione Bedogna, se non altro, senza volare troppo in alto, togliere quelle situazioni di pericolo che ancora abbiamo nel tratto tra Bertorella e Bedogna. L'assistenza pubblica volontaria Borgotaro Albareto ha organizzato un nuovo corso di formazione di militi volontari. Il programma è ricco e prevede le lezioni da domani, giovedì 11 ottobre, fino al prossimo 18 di dicembre. Domani si comincia presso la sede dell'assistenza pubblica a Borgotaro in via Torresana con la lezione numero 1, che è l'introduzione e la presentazione del corso. È una breve storia sull'assistenza pubblica dal 1981 ai giorni d'oggi e i docenti saranno il dottor Rossano Botto e il vicepresidente dell'assistenza pubblica Roberto Cardinali.
Ed eccoci ora allo spazio AUSL Informa per parlare di un convegno che si è tenuto la scorsa settimana nel capoluogo della Valtaro, organizzato dall'azienda USL Distretto Valli Taro e Ceno. Si è parlato delle nuove dipendenze che interessano i giovani ma anche le persone adulte. Sul piatto il gioco d'azzardo online e i social network. L'evolversi dei tempi sta comportando anche l'insorgere di problematiche sanitarie nel campo delle dipendenze patologiche. Il costante aumento nell'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte di un numero di persone sempre maggiore ha avuto come effetto collaterale che alle dipendenze storiche di tipo farmacologico, come quella di sostanze stupefacenti, di tipo comportamentale, come il gioco d'azzardo classico, se ne affiancassero delle nuove, originate dai collegamenti in rete, come il gioco d'azzardo online o la frequentazione maniacale dei social network. La dipendenza da internet è una cosa diversa a seconda se si declina negli adulti o negli adolescenti. Negli adulti ha più le fattezze della dipendenza comportamentale classica, tant'è che gli adulti online frequentano soprattutto il gioco d'azzardo e il cybersex. Nei giovani non possiamo parlare di dipendenza perché non è corretto comunque fare diagnosi, ma è più un effetto collaterale di questo nuovo modo di pensare e comunicare derivante dalla digitalizzazione della realtà, che in certi casi può ammalare ed è strutturalmente incentrato su nuovi fenomeni dissociativi. L'emergere di questi problemi ha imposto un adeguamento dei servizi sanitari che si occupano del settore, cosicché l'azienda USL ha organizzato uno specifico incontro di aggiornamento anche per gli operatori del distretto sanitario Valtaro-Valceno. La dipendenza da internet si sta affacciando ai nostri servizi, quindi questa giornata ci consente di fare una formazione specifica per adottare strategie di prevenzione che necessitano naturalmente di tutta la rete dei servizi che intervengono sull'adolescente. Le proposte operative che sono uscite oggi è quello proprio di allocare delle risorse presso i centri di adolescenza per poter intercettare questo nuovo fenomeno che, ripeto, si sta affacciando e può esitare una vera e propria addiction, quindi una dipendenza. Un fenomeno che deve quindi essere affrontato con un'adeguata preparazione che consenta un approccio appropriato al problema. Ci si deve porre con umiltà, curiosità e soprattutto con la disponibilità a provare a mettere in discussione i modelli per pensare, per lavorare che abbiamo precedentemente acquisito. Questo non è facile perché tutte le volte che ci allontaniamo da un modello che usiamo per lavorare abbiamo anche noi il problema di contenere un certo livello di angoscia. E con AUSL di questa settimana è tutto.